adesso dispersi, segnalano dispersi. Guarda Luca, hanno segnalato 4 dispersi. Anche un collega. Loro dovrebbero stare fuori, ha detto, però li ha fatti entrare per vedere il scenario. Manca anche un maestro. 4 bambini. 4 bambini. Un maestro. Era Martina quella che doveva controllare. Non l'hai visto io. Sì, un po' l'hai visto il controllo, ma non l'hai più visto. Dirigente scolastico, per cortesia. Appena ti confermano i due mancano gli altri due, me lo dici che Thank you.
mappa aggiorna sempre sul... Dove lo portiamo? Ci sarà un bianco che ci sarà. Laura, dove lo portiamo? Dopo la rifanno entrare a piedi. Yeah.
Axel! Torna! Cerchiamo di muoverla il meno possibile.
guardate bene. Papà, tutto bene? Allora, loro devono essere come io. E di spegnere. L'hanno trovato, l'hanno trovato. Per remoto generalmente ci dicono che quello che devono fare è dare la sicurezza a chi deve poi finire al posto di dicendo. Cos'è che ci potrebbe essere stato di oltre a questo problema che abbiamo visto all'interno del posto scolastico, se si fosse verificato veramente una scossa di terremoto? Speriamo che sia antisismica, che abbia subito delle lesioni superficiali. Allora, oltre a questo edificio potrebbero essere ci potrebbero essere stati gravi danni alle abitazioni, a tutti gli altri edifici, compreso l'edificio del comune. Potrebbero essere state interrotte le linee elettriche, le linee dell'acquedotto, le linee del telefono, tutta una serie di problematiche che complicherebbero di molto i soccorsi. Per cui avete visto che noi tutte le comunicazioni che abbiamo fatto tra vari gruppi, tra vari enti, le facciamo tramite radio. Perché con queste qui noi siamo indipendenti dalle linee, per esempio telefoniche, che in caso di gravi calamità sarebbero sicuramente intasate e sarebbe molto difficile poter comunicare ed utilizzarle. Siete stati molto bravi, si deve sempre essere molto contenti. Questa è una situazione di pensiero grave che poteva e di conseguenza situazioni a parte drammatiche. La calma, la freddezza, il sangue freddo, uscire e mettersi in sicurezza è quello che ci ha garantito la vita ai lupi. E poi, sinceramente, la piattaforma fondamentale dopo una simulazione di questo genere è il racconto e la messa in pratica di quello che è successo oggi. Allora, caso per cui voi sarete d'aiuto nella sicurezza anche a tante. Oh!
Buongiorno, tutte è quella, va via uno dopo l'altro. Ciao, tutta è quella, ma sono molto contento di passare. Tutto un po' si sapendo. Niente, allora, avete visto su la vostra scheda tutte le volte su richiesta dei vigili del fuoco per cercare delle persone disperse, quindi delle persone che era il maestro, la bidella, queste comunque, che si è perso all'interno dell'edificio e i vigili del fuoco riescono a trovarlo. Riescono a trovarlo, in questo caso era simulato, ma nella realtà può essere che si è nascosto perché aveva paura del terremoto, si è nascosto in armadio. Ho provato un pezzo sul filtro e rimasto sotto una serie, può essere di tutto, ha paura, se nasconde sotto il banco, non vuole uscire, le persone non l'hanno visto, gli mandiamo come abbiamo detto Vigili del Fuoco, perché hanno chiamato il casino, mette gli odori molto più facilmente, molto più velocemente, quindi in questo caso quando noi lasciamo il cane, lui viene, se segue l'odore, viene a trovarvi, la sto facendo semplice per farvi capire, e più non mette a rischio il volontario, quindi è molto più veloce, molto più bravo, e non mette a rischio il volontario. Quando lo trova disperso e potrebbe essere sotto le macerie o meno, poi intervengono i vigili del fuoco e fanno il recupero, come è successo oggi. Il vostro maestro stava bene, l'ha sto accompagnato fuori, invece la bimba doveva essere il fazzoletto rosso, e non stava bene, quindi l'hanno recuperata i volontari al 118. Non è così semplice, per arrivare a avere un buon cane, vedete che sono obbedienti, sono bravi, riescono a fare circa. Non è così semplice. Fare quello che fate voi adesso, andare a scuola, metto 2-3 volte a settimana e una volta a settimana usciamo anche per le simulazioni del genere. Il campo automatico chiama gli enti, i portieri, i carabinieri, l'ambulanza, chiama il soccorso di cui avete bisogno. Quindi ricordatevi 112. Due paroline su come si parla al 112, bisogna dire chi siamo, il nostro numero di telefono o dove chiamiamo, da dove chiamiamo, spiegare meglio possibile dove siamo e dove c'è la necessità del soccorso. I vigili del fuoco sapete che per poter far fronte a tutti gli interventi per cui sono chiamati, e sono tantissimi per tipologia, abbiamo detto, hanno più agile nel traffico, a questa attrezzatura che è quella che si usa per tagliare o per aprire le macchine quando sono a carico. Una spesa, eccetera. Abbiamo un arganello, si chiama Tirfor, e viene utilizzato se dobbiamo. Ecco, così Irene, lei può solo parlare ma può girare la testa, e quindi almeno tutto il collo, la testa e la schiena sono ben fiorite.